è da 2 anni che è chiuso, quindi c'è un po' di rottame, un po' di motori, un po' di casino, ma vi faccio vedere che macchina sono andato a recuperare. È 2 anni che è abbandonata, ferma, all'acqua, con i vetri abbassati, quindi c'è completamente da ristrutturarla. Adesso la guardiamo esternamente, la mettiamo in moto se parte, non lo so, vediamo le centraline sono smontate, qualcosa e così via, e la mettiamo sul ponte. Poi dopo, nei prossimi video, cominciamo a lavarla, a smontarla, a prepararla, vediamo un pochino che magagne saltano fuori. Sono andato a comprare una Smart Roadster 82 cavalli, vecchiotta, ma sicuramente con un suo fascino, un suo perché. La prima cosa, ovviamente, bisognerà tirarla fuori, è un po' arrugginita e da qualche tempo ce l'ho ferma da un bel po', e da qualche tempo che è qui ferma viene fuori un po' di casino. Eccola qua, diciamo che è veramente demolita, raga, è conciata da buttare via, ma adesso te la faccio vedere all'interno. Essendo ormai ferma da 2 anni, la macchina è veramente conciata da buttare via, ok? È conciata, dentro ormai piena di acqua, i sedili sono completamente marci, c'è la centralina smontata, i pannelli porta con su la muffa, il volante con su la muffa, qui lì in fondo c'è la centralina e diciamo che è un po' tutta da sistemare. Qui puoi vedere un po' di cablaggi che sono stati smontati, tagliati, fatti, brigati. Adesso voglio provare a mettere la batteria, perché manca di batteria, e voglio provare ad accendere il quadro e vedere che cosa salta fuori. La batteria della Smart Roadster, questo modello qui, è messa qua sotto. Quindi noi dobbiamo sganciare questa parte qua, che è il vano. Questa macchina qua è spettacolare perché ha un telaio fantastico, un avantreno straordinario, una tenuta di strada, una guida stile kart, veramente un kart. L'unico problema era il cambio, che era veramente, veramente lento. Ma adesso proviamo ad attaccargli la batteria. Vediamo che succede, poi magari gli facciamo una diagnosi. O il più è il rosso e il meno è il nero o il marrone. Siccome la centralina, Maria del Carmine, siccome la centralina è qui smontata, non so per quale motivo, ah, qui dentro ci sono dei pin ossidati, riesci a vederli? Guarda, ok. Noi adesso intanto cosa facciamo? Sicuramente l'attacchiamo un secondo, attacchiamo il cablaggi e vediamo cosa succede. Il cablaggio delle centraline, come hai visto, l'ho collegato, ma evidentemente, purtroppo, ahimè, non è solo questione di cablaggi da attaccare. Probabilmente quelle ossidazioni che c'erano sulla centralina stanno provocando qualche danno, perché girando anche il quadro la batteria è proprio morta. Vediamo un secondo cosa c'è. Allora, qui abbiamo il turbo compressore che è stato smontato. Vabbè, i due condotti del turbo, ma quello che mi interessa è vedere questa parte qua. Vediamo un pochino la parte del vano motore, se c'è qualcosa, e vediamo per capire un pochino com'è conciato. Diciamo che la macchina si presenta veramente, veramente, veramente male. Ma una cosa che bisogna guardare nei motori Smart è subito la catena. Se ha incollato. E vediamo se riesco. Ok, abbiamo staccato il tappo, che era veramente... Il tappo si è staccato, vediamo un secondino questa parte qua. Ok, allora... Questa parte qua, Madonna, l'olio è conciato. Ma la catena da qui la puoi prendere, tirarla su un pochino e vedere se c'è gioco. Se c'è gioco non tanto assiale, ma su e giù. Se c'è gioco tra un dente e l'altro, allora una catena da rifare. Altrimenti, questa qua, come si è sentito, non avendo gioco, cioè tirandola in su o in giù, non ha gioco, diciamo che è buona. Poi eventualmente ci sarà da fargli qualche trattamento, qualche lavaggio, ma è ok. Allora facciamo così. La portiamo in officina, la mettiamo sul ponte. La Smart l'abbiamo messa sul ponte e, come puoi vedere, monta l'assetto sportivo e si vedono i distanziali. Ma che noi i distanziali tireremo via, perché non sono legali, a me non piacciono. Ora, la prima cosa che dobbiamo fare, visto che non avevo modo di poter mettere in moto la macchina per vedere se funzionava, perché il turbo compressore è stato smontato, è prendere una chiave per poter far girare l'albero motore. E così vediamo che l'albero motore quantomeno ha ancora un pochino di compressione. Quindi questo significa che quantomeno il motore gira e funziona. Una cosa figa della Smart, questo telaio era eccezionale. Servirebbe un motore con qualche cavallo in più, diciamo di serie un motore da 150 cavalli col cambio manuale, e questa macchina era un portento. Una roba interessante era questo fondo, che era lavorato, come puoi vedere qui dal riflesso, praticamente era lavorato come la pallina da golf per aumentare la velocità dei flussi, così da creare delle micro turbolenze per aumentare l'effetto suolo e aumentare le tenute di strada. Questa macchina era eccezionale per la tenuta di strada. Purtroppo, ahimè, il cambio
del cambio sequenziale della Smart, che poi in realtà è un cambio a tre marce con riduttore un po' strano, non gli permetteva delle grandissime cambiate molto veloci. Il motore, un 782 cavalli, quello più potente, il modificato, il Brabus, arrivava intorno ai 102, un motore che se di serie fosse da 130-150 cavalli, devo dire che era una bella macchinettina, intorno ai 700-750 kg, una macchina davvero divertente. Qui come vediamo, vediamo la parte di sospensione anteriore, bisogna controllare un pochino i giochi, adesso ti voglio far vedere come li controllo io. Per controllare un pochino i giochi servirebbe un banco per poter prendere la ruota da sotto e muoverla, ma in realtà già così, in questo modo, si avverte un pochino di gioco. Il gioco che si sente provenire in questo caso è dallo stelo della sospensione, lo stelo che entra dentro la cartuccia, dentro dove c'è il perno, essendo MacPherson, ha preso un pochino di gioco, quindi facendo questo lavoro qua si avverte un pochino di rumore. Però diciamo che la parte della scatola dello sterzo e per quello che riguarda cuscinetti vari, da questo lato sembra non esserci nessun problema. Vediamo da quest'altra parte. Nonostante sia ferma da 2 anni all'aperto in un giardino, la macchina, devo dire che la parte dello sterzo è mollissimo, veramente straordinario. I freni sono bruciati, carbonizzati, ma di qua non c'è niente e anche di qua, anche qui, guarda, qui si vede appena appena un pochino di gioco nella parte sospensione, quindi le 4 sospensioni le andremo a cambiare. Poi sicuramente ci sarà da cambiare dischi e pastiglie, cambiamo il tubo dei freni, revisioneremo le pinze, quello per quello che riguarda la messa in sicurezza. Per quello che riguarda il motore, sicuramente c'è da fargli una bella manutenzione, rimontare il turbo per capire il turbo che problema ha. Anzi, facciamo una cosa, visto che siamo ancora qua, andiamo a vederlo velocemente, andiamo a dargli un'occhiata. Questo qua è il turbocompressore della Smart, come puoi vedere, molto piccolo. Questa qui è la wastegate. Quello che va collegato da qui, la valvolina che va collegata da qui alla wastegate, si chiama attuatore turbo, attuatore valvola wastegate. Questa è la wastegate interna e poi c'è l'altra che è valvola wastegate esterna. Ah, guarda, eccolo qua perché l'hanno smontata. Praticamente il turbo è andato. Quindi la prima cosa che possiamo fare è cambiare il turbo compressore, visto che qualcosa dovrei avere, è proprio sbiellato, ma che roba. Cambiare il turbo compressore e provare a vedere se parte, perché magari il problema è solo il turbo compressore. Io il turbo compressore di un 82 cavalli, guarda, tra l'altro probabilmente ho capito perché si è rotto il turbo. Diciamo che c'è un po' di... si vede un po' poco, probabilmente. Diciamo che c'è un po' di merda dentro qua, eh? Quindi probabilmente l'olio è un po' vecchiotto. Direi di sì, guarda. C'è un po' di cacchetta nel turbo. Ragazzi, sarà una bella sfida. Questa macchina qua sicuramente c'è da igienizzarla. Sicuramente il turbocompressore è andato. Quindi quello che faremo adesso è le sospensioni, un bel cambio di olio freni, proviamo a cambiare il turbocompressore e la mettiamo in moto. Se parte, bel lavaggio motore, vediamo cosa succede e poi ci rivediamo nel prossimo video. Mi raccomando, continua a seguirmi nella puntata 2. Ciao!